In formazione rimaneggiata, ma con la voglia di mantenere l'imbattibilità esterna che in campionato dura da oltre 6 mesi. La Virtus Lanciano è di scena oggi a Chiavari, in casa della matricola Entella, che naviga nelle zone basse della classifica. L'obiettivo è quello di allungare la serie positiva. I forfè di Cerri, Vastola, Conti e Thiam costringono il tecnico Roberto D'Aversa a stravolgere lo schieramento di base. In difesa rientrerà Ferrario, che ha scontato la squalifica e che agirà al centro con Treste, con Mammarella ed Aquilanti a presidiare le due fasce. Scelte obbligate anche in attacco, dove l'unica punta centrale disponibile è Monachello, che giocherà con Piccolo e Gatto. A centrocampo conferma per Bacinovic, con Di Cecco e Paghera a completare il trio della zona nevralgica del campo. Il difensore Amenta, ristabilitosi dall'infortunio, andrà in panchina, dove dovrebbero trovar posto anche Aridità, Branescu, Nunzella, Agazzi, Grossi, Pinato e Turchi. Al comunale ligure dirigerà Manganiello di Pinerolo. Che sta giocando bene, che gioca in modo spregiudicato, e mi sembra di rivedere un po' la Virtus di Gautieri, che creava tanto, magari allora segnavamo un po' di meno, concretizzavamo un po' di meno, quest'anno stiamo facendo meglio sotto questo aspetto, però è una Virtus che non deve guardare agli obiettivi, è una Virtus che deve guardare a lavorare giorno per giorno, perché è quello che noi facciamo da diversi anni, è quello che ci sta facendo far bene. Ma per noi ogni giocatore è importante, quindi le assenze saranno importanti, però sappiamo che questo è un gruppo costituito da due giocatori per ogni ruolo, quindi chi verrà chiamato in causa sicuramente darà il proprio contributo. Sarà una partita difficile, soprattutto perché loro vengono da una sconfitta pesante a Catania e hanno voglia di dimostrare davanti al loro pubblico, perché poi tra l'altro giochiamo anche in un campo sintetico dove loro magari sono più abituati di noi, quindi è un fattore che va anche a loro vantaggio. Quindi sarà una partita difficilissima contro una squadra che viene da una sconfitta, ma essendo la neopromossa sta facendo il proprio cammino in modo adeguato, che è quello che è il loro obiettivo.